Allora, buongiorno a tutti. Oggi ci concentreremo su un argomento molto particolare, ovvero le chiese. Quali sono state le chiese, quali sono le chiese cristiane più grandi del mondo? Quali sono le moschee più grandi del mondo? Le sinagoghe e i templi buddisti ed induisti, più grandi del mondo? Le separiamo quindi come classifiche in quanto mi sembra più corretto dal mio punto di vista separare le varie chiese per vedere qual è la chiesa più grande in questo momento al mondo di ogni religione, delle religioni più importanti che ci sono in questo momento sulla terra. Allora, quindi incominciamo con le chiese cristiane. Quali sono le chiese cristiane più grandi del mondo? Ovviamente non sono presenti alcuni luoghi di culto che ufficialmente non sono chiese. Santa Sofia sarà immessa in questa classifica, anche se ufficialmente non è più una chiesa, ma bensì un museo dal 1935, come vedremo. Allora, comunque, incominciamo con la classifica delle chiese cristiane più grandi del mondo e al primo posto non poteva non esserci che la Basilica di San Pietro nella Città del Vaticano, che ha un'estensione interna di circa 15.000 metri quadrati e un'estensione esterna di circa 21.000 metri quadrati, quindi veramente impressionante. È una delle chiese più belle del mondo, di qualsiasi religione, e tutti quelli che non l'hanno vista, è sicuramente una tappa fondamentale da vedere dal punto di vista artistico, almeno una volta nella vita. E, al secondo posto, invece, nella classifica delle chiese cristiane più grandi del mondo, c'è una chiesa molto particolare, forse poco conosciuta, ed è una chiesa brasiliana, in Brasile, la chiesa di Aparecida del Brasile. Il nome ufficiale è la Basilica di Nostra Signora di Aparecida, che è appunto in Sud America e rappresenta quindi la chiesa cristiana più grande del continente dell'America del Sud. Al terzo posto sul podio delle chiese cristiane più grandi del mondo c'è la cattedrale di Siviglia, insieme all'oratorio di San Giuseppe di Montreal, Canada. Perché la cattedrale di Siviglia è sicuramente molto più vasta rispetto all'oratorio di San Giuseppe, che si trova appunto a Montréal in Canada, ma solo dal punto di vista dei metri quadrati, mentre come estensione interna l'oratorio di Montréal è molto più capiente. Quindi diciamo che ufficialmente al terzo posto c'è l'oratorio di San Giuseppe, una chiesa spettacolare nel Canada francese, appunto a Montréal, mentre la mettiamo quindi al quarto posto la cattedrale di Siviglia, spettacolare, che si trova qui in Spagna come quarta chiesa più grande, cristiana più grande del mondo, che è tra l'altro la cattedrale gotica più grande del mondo, forse avrà il primato ancora per poco perché al quinto posto come classifica delle chiese cristiane più grandi del mondo c'è la cattedrale di New York, la cattedrale di San Giovanni il Divino, che tra l'altro sta proprio subendo un restauro e un ampliamento, e quindi potrebbe diventare la chiesa gotica più grande del mondo, appunto subentrando alla cattedrale di Siviglia. Comunque in questo momento rimane al quinto posto in questa speciale classifica. Infatti la cattedrale di New York, essendo tuttora incompiuta, nei vari anni, negli ultimi anni, si sta proprio cercando di riammodernarla e soprattutto di ampliarla con vari fondi che però in questo momento non trovano molta felicità come idea della ristrutturazione. Comunque nel caso in cui fosse portata veramente a termine supererebbe quindi la cattedrale di Siviglia. Al sesto posto invece nella classifica delle chiese cristiane più grandi del mondo c'è la cattedrale di Liverpool, nel Regno Unito, che è la chiesa anglicana più grande del mondo, quindi chiesa anglicana che è appunto una forza portante del Regno Unito come percentuale di ampliamento nel mondo, insomma, della religione anglicana. Al settimo posto c'è invece la prima cattedrale ufficialmente italiana, essendo la Basilica di San Pietro della Città del Vaticano, che è uno stato ufficiale. La prima chiesa più grande d'Italia cristiana è il settimo posto mondiale della Cattedrale di Milano. Cattedrale di Milano spettacolare,
ed è subito prima della cattedrale di Colonia, all'ottavo posto, che si trova in Germania, bellissima anch'essa, che come vedremo in un altro video ha il secondo campanile più alto del mondo, sempre dietro ad un'altra cattedrale della Germania, ovvero la cattedrale di Ulm. Comunque, riprendendo proprio la classifica delle, diciamo, per le prime 10 chiese cristiane più grandi del mondo, appunto all'ottavo posto, settima avevamo detto Cattedrale di Milano, ottavo posto la Cattedrale di Colonia, al nono posto c'è una chiesa molto particolare che si trova a Lichen, o Lichen, dipende dalla pronuncia, comunque in Polonia, che è la cattedrale santuario di Nostra Signora, Nostra Signora di Lichen, che è anche conosciuta come la Basilica dell'Addolorata, della Madonna Addolorata e Regina di Polonia. In ogni caso è la chiesa ovviamente più grande della Polonia ed è al nono posto, mentre al decimo posto, come avevo preannunciato inizialmente, c'è la Basilica di Santa Sofia, che in realtà non è ufficialmente una chiesa, perché intanto la piccola curiosità proprio della Basilica di Santa Sofia, che si trova ad Istanbul per la precisione, in Turchia quindi, la Basilica di Santa Sofia è stata praticamente una chiesa di tutte le principali religioni del mondo occidentale, in quanto inizialmente era la chiesa dei greci ortodossi, poi successivamente è stata una chiesa cristiana e poi successivamente ancora è stata una moschea, quindi una chiesa della religione islamica. Solo nel 1935, grazie al presidente Ataturk, la chiesa di Santa Sofia è a tutti gli effetti cambiata in un museo. Non è più un luogo di culto, ma un museo. Ci sono ancora dei posti adibiti alle preghiere, grazie anche ai viaggi che Giovanni Paolo II ha fatto proprio ad Istanbul, che ha riaperto un po', ha riacceso un po' comunque l'idea di Santa Sofia anche come luogo di culto e non solo come museo. Comunque ricordiamoci come Santa Sofia sia proprio una chiesa particolarissima, essendo stata praticamente la madrina delle tre principali religioni del mondo occidentale, almeno all'epoca. Piccola altra curiosità, la basilica della mia città natale, ovvero Bologna, è San Petronio, è molto molto grande, ma è solo il 26° posto nella classifica delle chiese cristiane più grandi del mondo. Piccola curiosità storica, a Bologna c'è sempre stata la diceria o comunque l'idea che la Basilica di San Petronio, tuttora incompiuta, sia rimasta incompiuta perché nel progetto originale doveva essere più grande della chiesa, della Basilica di San Pietro. Allora, innanzitutto ci tengo a precisare che non è assolutamente vero, almeno dalle fonti a nostra disposizione, semplicemente intanto perché il progetto originale di San Petronio è almeno antecedente di un secolo rispetto al primo progetto della Basilica di San Pietro. Quindi non poteva assolutamente sapere quanto fosse grande il progetto di San Pietro in Vaticano. Quindi già da questo si evince quanto fosse sbagliata questa diceria, che è proseguita comunque nel corso dei secoli. È rimasta incompiuta comunque anche per colpa del fatto che ci fu una grave mancanza di fondi per la costruzione, e infatti proprio perché la chiesa di San Petronio doveva essere veramente la chiesa cristiana all'epoca più grande del mondo, più grande d'Europa, l'Europa, visto che il progetto originario era circa del 1390, quindi il mondo conosciuto comunque allora era molto più piccolo rispetto a quello che sappiamo ora, e il progetto quindi era molto molto importante e imponente, ma sicuramente non c'entra nulla con la grandezza della Basilica di San Petronio. Tra l'altro, la Basilica di San Pietro, scusate, tra l'altro, la Basilica di San Petronio era stata voluta fortemente non solo dalla Chiesa, ma soprattutto dal comune, dalla città, proprio per forgiare l'idea di Bologna come comune libero, di comune moderno, avanti rispetto al periodo. Bologna era stata comunque la prima città italiana ad aver liberato gli schiavi, per esempio, ad abolire la schiavitù, ma era stata anche la prima città italiana ad avere l'università nel 1088, quindi comunque per forgiare l'idea di Bologna come città d'arte, come città culturalmente più importante d'Italia, era stata creata proprio l'idea di edificare una delle chiese più grandi del mondo conosciuto allora.
Il progetto originario, tra l'altro, della chiesa di San Petronio, è praticamente irreperibile, non si sa praticamente nulla, tuttora, del progetto originario. Si sa solo che doveva essere molto più ampio, appunto, di quello che si vede, oggi, ed era stato commissionato ad Antonio di Vincenzo, che era un architetto molto importante a quell'epoca, quindi stiamo parlando sempre tra il 1300 e il 1400. Era un architetto molto apprezzato perché aveva costruito diverse opere, come ad esempio il portico dei Servi, ma anche la loggia dei mercanti, il palazzo dei notai e varie altre opere, come il campanile stesso della Basilica di San Francesco a Bologna. Bene, quindi questo per quanto riguarda la curiosità sulla Basilica di San Petronio. Altra piccola curiosità. Abbiamo detto che la chiesa cristiana più grande del mondo, è la Basilica di San Pietro, come tutti sanno, però solo dal punto di vista interno ed esterno, perché c'è una piccolissima curiosità che in realtà la chiesa cristiana più grande del mondo dal punto di vista esterno, cioè come estensione esterna, in realtà la chiesa più grande del mondo è una chiesa che si trova in Costa d'Avorio, la chiesa di Yamoussoukro, che ha un'estensione di circa 30.000 metri quadri, quindi addirittura quasi 10.000 metri quadrati in più della Basilica di San Pietro, quindi è di una vastità impressionante e si trova appunto in Africa, in Costa d'Avorio, ed è stata progettata molto recentemente, tra l'altro, in quanto è stata edificata tra il 1985 e il 1989 ed è costata su per giù dai 250 ai 300 milioni di euro, causando tra l'altro anche molte contestazioni, soprattutto per il fatto che la Costa d'Avorio comunque è uno stato in via di sviluppo, non è uno stato ricco come la maggior parte dei stati africani, quindi essendo stata edificata per la maggior parte, sembra, con fondi statali, ci furono diverse manifestazioni contrarie all'edificazione della chiesa, che comunque fu voluta dall'attuale preside dal presidente della Costa d'Avorio dell'epoca ed ufficialmente edificata appunto nel 1989. Bene, ora invece passiamo alle altre chiese più grandi del mondo delle altre religioni, ovvero la religione islamica, la religione ebraica e la religione buddista e induista. Per quanto concerne le moschee, quindi ci concentriamo sulla religione musulmana, la religione islamica. Le due moschee più grandi del mondo non potevano essere altrimenti, non poteva essere altrimenti, si trovano entrambe in Arabia Saudita. La moschea più grande del mondo, si trova alla Mecca, ovviamente luogo di culto famosissimo per i musulmani, ed è la cosiddetta sacra, moschea, che si trova appunto alla Mecca in Arabia Saudita. La seconda invece moschea più grande del mondo, si trova a Medina, l'altra città fondamentale per il culto musulmano, anch'essa in Arabia Saudita. Per quanto riguarda altre moschee, le altre moschee più grandi del mondo, non c'è un'opinione comune di quali sono. Sicuramente, ci sono varie moschee imponenti in Pakistan, in Egitto e in Siria, mentre per quanto concerne la moschea più grande del mondo europeo barra asiatico, comunque più vicino all'Europa, è la moschea di Grozny, edificata nel 2008. Grozny si trova in Russia ed è quindi la moschea più grande presente in Europa o in Asia, dipende comunque come si considera la Russia. Diciamo che in questo frangente la consideriamo un po' europea. Ora invece passiamo alle sinagoghe, ovvero quali sono le sinagoghe, quindi i templi più importanti della religione ebraica più grandi del mondo. Anche qui non c'è una classifica omogenea delle sinagoghe più grandi del mondo. Si sa per certo però che la sinagoga più grande d'Europa si trova a Budapest. La sinagoga di Budapest è sicuramente, tra l'altro, tra le prime tre sinagoghe più grandi del mondo, quasi sicuramente anche tra le prime due. C'è un grande dibattito se sia addirittura la prima o la seconda anche più grande del mondo. L'altra con cui si confronta per questo primato è la sinagoga di New York. Comunque, sia quella di Budapest sia quella di New York approssimativamente sono le sinagoge più grandi del mondo conosciuto, cioè del mondo attuale. Mentre per quanto riguarda a livello storico, invece, la sinagoga più antica del mondo occidentale si trovava ad Ostia Antica,
risale addirittura al primo secolo, mentre la sinagoga più anziana, diciamo, dal punto di vista temporale, ma tuttora in uso, è la sinagoga di Barcellona, quindi la sinagoga della seconda città più importante della Spagna, dietro Madrid, che è la capitale, la sinagoga di Barcellona, che è stata riaperta, tra l'altro, molto recentemente, ovvero nel 2002, e risale addirittura al IX secolo, è la sinagoga più importante del mondo occidentale, essendo anche quella più vecchia, ma ancora in piedi, insomma. Ora invece, ultima curiosità sulle sinagoghe, comunque sono degne di nota anche le sinagoghe di Pilsen, in Repubblica Ceca, e la sinagoga di Amsterdam, che è considerata anche una delle sinagoghe più belle del mondo conosciuto, oltre a quella di Gerusalemme, ovviamente, non poteva essere altrimenti in Israele, ovviamente. Ora invece ci concentriamo sulle religioni del mondo asiatico, in quanto il buddismo e l'induismo sono principalmente religioni del mondo asiatico, soprattutto sviluppate in India, come percentuale di fedeli. Infatti, il tempio buddista più grande del mondo si trova proprio in Asia, sull'isola di Giava, quindi in Indonesia. Ed è il tempio di Borobudur, la pronuncia. Comunque è il tempio buddista più imponente di ogni epoca, attualmente in vigore. Tra l'altro è stato anche subito varie scosse di terremoto, l'Indonesia, l'isola di Giava in particolare, soprattutto intorno al 2006, e miracolosamente il tempio buddista è rimasto praticamente illeso. Una scossa molto forte, tra l'altro, quella del 2006, ma è rimasto, come avevo detto, praticamente intatto. Quindi meglio così, essendo una meta importantissima di tutto il mondo asiatico come pellegrinaggio e anche per turismo. Come ultima classifica, invece, come avevamo detto, ci concentriamo sui tempi induisti. Quali sono i tempi induisti più grandi del mondo? Al primo posto c'è un sito religioso imponente, il sito di Angkor Wat, anche questo è di difficile pronuncia. Comunque Angkor Wat si trova in Cambogia ed è tra l'altro il sito religioso più grande del mondo come estensione, è il sito religioso più vasto del mondo, è tra l'altro sito protetto dall'UNESCO e anche considerato come una delle meraviglie del mondo moderno. Ci sono stati fatti infatti tantissimi documentari su questo sito perché è veramente meraviglioso anche dal punto di vista geografico, non solo dal punto di vista dell'edificio, in quanto si trova immerso tra acque, alberi, verde, un sito veramente meraviglioso. Vi invito a vederlo, e non solo dalle foto ma anche dal vivo, anche se non è proprio vicina la Cambogia, essendo in Indocina. In ogni caso, è anche il sito più importante dello Stato. E addirittura fa parte della bandiera nazionale, è presente infatti il disegno di questo sito religioso nella bandiera nazionale della Cambogia. Non è comunque un sito religioso solo per gli induisti, ma anche per i buddisti, quindi è veramente un sito importantissimo dal punto di vista religioso, come ad esempio Santa Sofia, per più religioni. Al secondo posto, come tempi in questo caso prettamente induisti, c'è il tempio di Srirangam, che si trova sempre in India, mentre al terzo posto c'è il tempio di Delhi, che si trova appunto anch'esso in India, che si chiama il tempio di Akshradham. Sempre le pronunce asiatiche non sono facili. Comunque, i tempi buddisti, i tempi induisti, scusate, più importanti si trovano quindi in India, come era logico aspettarsi. Con questo quindi abbiamo finito. Farò anche un video su non solo sui campanili e le torri più grandi del mondo, visto che questo era sulle chiese in sé più grandi del mondo, ma anche su alcune piccole curiosità come le navate e gli organi comunque più belli e più importanti delle chiese di tutto il mondo. Quindi con questo abbiamo finito. Un saluto a tutti e arrivederci ai prossimi video.